Poteva e doveva essere un derby spettacolo quello del comunale di Francavilla, che vedeva le due maggiori realtà del calcio abruzzese dopo il Pescara affrontarsi in un vibrante incontro. Ma già all'ingresso in campo i giocatori hanno trovato di fronte a loro il penoso scenario del piccolo comunale, come sempre semivuoto. Un vero peccato, poteva essere la volta buona per il presidente Luciani, definito un mito dai propri beniamini, ma in realtà solo un autolesionista. Chissà, forse con lo stadio pieno e le due tifoserie a stuzzicarsi, i giallorossi avrebbero avuto qualche stimolo in più nel conquistare l'intera posta in palio. Sarà per la prossima volta, chissà però tra quanto. Le due squadre scendono in campo come previsto alla vigilia, solo Della Monica del Francavilla e De Massis del Chieti danno forfè insieme a Feola squalificato. Volpi sguinzaglia Colazzilli su Palmieri, De Amicis su Menegatti e Consorti su Tacchi. A Tardi risponde con Moretti su Pagliari, Castellazzi su Presicci e Pirobon su Sgherri. Primo tempo squalliduccio, ripresa a tratti scintillante. Un bel 4 in pagella lo merita il signor Gronda di Genova, che ha estratto per 3 volte il cartellino rosso e 8 quello giallo. Comincia il Francavilla che dopo un minuto con Falconi va alla conclusione creando qualche problema a Marigo, che aiutato da Consorti si salva in angolo. Sono i giallorossi a tenere in mano l'iniziativa, ma i neroverdi non corrono mai grossi rischi. Sull'uno e sull'altro fronte i tentativi sono visibilmente innocui, guardare per credere. Si va così alla mezz'ora, esattamente al 33esimo, quando Falconi sfiora il palo alla sinistra di Marigo. Il Chieti ogni tanto si fa vivo in contropiede, ma il tempo si conclude 0-0. Proprio nel finale l'arbitro rompe il ghiaccio della noia, esibendosi egregiamente nell'arco di pochi secondi. Sgherri, nell'occasione lanciato da Picconi, viene fermato così da Pirobon al limite dell'area. Sarebbe punizione con conseguente espulsione di Pirobon, ma l'arbitro decide per l'ammonizione di Sgherri e Coccia con un fallo laterale per i neroverdi. Poi, tanto per gradire, cambio fallo e ammonizione per proteste a Pagliari. Questo è il momento più esaltante, si fa per dire, del primo tempo. La ripresa è sicuramente più bella. All'ottavo esce Tacchi ed entra Ruta. Pochi secondi dopo il Francavilla passa in vantaggio. Spiovente di Palmieri, la palla va sui piedi di Ciannavei che supera di piatto Marigo 1-0. Rabbiosa ed immediata la reazione del Chieti che con Sgherri sfiora il pareggio in due occasioni consecutive. È solo un fuoco di paglia, la partita si incanala sui binari del nervosismo, fioccano le ammunizioni e bisogna aspettare la mezz'ora per segnalare questo colpo di testa di Aruta che impegna severamente Marigo. Un minuto più tardi viene espulso Falconi del Francavilla per doppia ammunizione. I giallorossi stringono i denti ma i neroverdi non si arrendono e ad 8 minuti dal termine raggiungono il pari, pensate un po', su contropiede. Coccia non trattiene la bordata di Presicci e Cavezzi non fallisce. C'è appena il tempo di segnalare l'espulsione di Cavezzi per doppia ammonizione e un paio di occasioni per i neroverdi che mettono in apprensione la difesa giallorossa. A tempo scaduto anche Presicci viene spedito negli spogliatoi, termine 9 contro 10 ma con il pareggio che fa comodo soltanto al Chieti.